Se il dispositivo associato alla verifica in due passaggi non è più disponibile perché perso, rubato o inutilizzabile, ti occorre associare un nuovo dispositivo. Per iniziare, scarica l'app RubaPack dallo store ufficiale sul nuovo dispositivo, Google Play e App Gallery per Android, Apple Store per iOS. Se hai già scaricato l'app, ti basta verificare che sia aggiornata all'ultima versione. Apri l'app e inserisci le credenziali di accesso della casella PEC per la quale desideri cambiare il dispositivo associato. Accedi. Visualizzerai un messaggio che ti informa che ti è stata inviata una notifica sul dispositivo non più disponibile. Attendi circa 30 secondi fino a quando visualizzerai il seguente messaggio. Non hai ricevuto la notifica? Tocca Usa un altro metodo e poi Usa un metodo senza app. Il sistema invia un codice OTP via SMS al numero di cellulare associato al tuo account PEC. Se il numero di cellulare è cambiato, procedi alla modifica dello stesso toccando su Modificalo. Inserisci il codice OTP ricevuto e tocca Verifica. Una volta effettuato l'accesso, il sistema ti richiede se desideri associare il dispositivo. Tocca su Associa questo dispositivo e nella schermata successiva conferma la scelta. Attendi circa 30 secondi e ripeti le azioni appena mostrate toccando Usa un altro metodo. Inserisci il codice OTP ricevuto via SMS e la modalità di riconoscimento, PIN o biometria, da te utilizzata per lo sblocco del telefono. Ben fatto! Il nuovo dispositivo è stato associato con successo. Verifica il corretto funzionamento accedendo a Webmail PEC oppure a Gestione Account PEC.